giornata del campionato di Serie C, girone C, ultima giornata di campionato. Buon pomeriggio da Tino Scuderi, tra poco Catania Rieti. 2 tra le linee con Vincenzo Sardo, prova Sciama la conclusione. Buona l'iniziativa, un po' Smilenko, il tiro non è riuscito a battere all'ungherese come faceva Fusca. Trapani in vantaggio al Ceravolo. Attenzione al pallone che danza, ha provato ancora due volte la conclusione, Pisseri respinge ma ancora pallone buono, c'è il cross di De Vito, Sciama la buca, poi riesce a rimediare, ma attenzione, è pericolosa il Rieti. Ancora il cross, stavolta Pisseri interviene, blocca facile. Viene in avanti adesso con De Vito, il Rieti prova col sinistro nel cuore dell'aria, la gira bene. Para altrettanto facile però Matteo Pisseri, ai 20 metri, frenata, sterzata, tutto col sinistro perché il destro gli serve solo per camminare, Curiale solo, Marcone la devia bene sul piattone di Davis Curiale, ancora Catania in avanti, ancora Marchese, prova a metterlo in mezzo, il pallone arriva a Benè, scarico per Sciama che poi mette il pallone nel cuore dell'aria ma riesce a fare buona guardia di Vito, cuore dei rossazzurri, ancora Calafai, prova lui contro uno, si ferma, porta la palla sul sinistro, poi ancora sul destro, il cross arriva bene per Mande, ma c'è fuori gioco, si deve sbloccare il Catania se vuole conquistare il terzo posto. Sciama carica il destro, trova il muro, calcio di rigore, calcio di rigore per il Catania per il fallo di mano. È pronto Francesco Lodi col sinistro e c'è il gol, è imparabile il gol di Francesco Lodi, undicesimo sigillo per il numero 10 del Catania, e Catania che sblocca la gara al minuto 22. Non segno più. Seguiamo il calcio di punizione però per il Rieti, ci sono i pugni di Matteo Pisseri a mettere fuori, ad alimentare l'azione offensiva, adesso con Sardo che parte in contropiede, viene un po' frenato da Delicarri, la scarica per Mannè, ancora Mannè, si porta a spasso, ancora il difensore del Rieti, pallone per Sciama, fuori gioco. Vento, non so se sia a favore, attenzione alla pizzicata di Ramzi Aia, poi col tacco non è riuscito a correggere Marco Biagiani. Tommasone, poi Cernigoi, rimbalzo dentro l'area del Catania, la mette fuori Lodi, prova poi il destro e arriva Pisseri, calcio di rigore, calcio di rigore, ma che ingenuità. L'arbitro, parte Cernigoi col destro, c'è il gol, lo spiazza freddissimo, il Rieti pareggia al Massimino, Catania 1, Rieti 1. Lodi arriva con i giri giusti, Calafai la mette dentro col destro, Curiale ha provato la bella giocata, applausi per Davis Curiale, l'ha stoppata bene, si è coordinato, non è riuscito a inquadrare la porta, poi ancora colpo di testa Cernigoi, pallone sulla traversa, aveva uscito il tiro della domenica, che carica il sinistro a giro, il pallone esce abbondantemente, 4 punti di penalità per la formazione di Ezio Capuano. Cernigoi, attenzione, Rieti pericoloso, ha provato l'esterno sinistro, Zanchi non ha inquadrato la palla, provata che se ne va via, sbaglia l'intervento Sciama, ancora provata al centro dell'aria, c'è il gol sbagliato, divorato da parte di Gianluca Carpani, cosa ha sbagliato il Rieti, provano ad andarla a vincere, attenzione al calcio d'angolo che attraversa tutta l'area, il numero, attenzione su Brodic, il tiro cross, Rieti ancora vicinissimo con Gianluca Carpani, che numero di Carpani su Brodic, non è il fuori italico ma il Ceravolo, attenzione Di Piazza, cosa si è divorato Matteo Di Piazza, tutto solo nell'area piccola, pallone fuori, poi il colpo di testa di Aia, tutto solo, cosa ha sbagliato Di Piazza, ma era fuori gioco, ma Di Piazza l'aveva sbagliata, c'è Maestro che se ne va, pallone per Mattia, sarà calcio d'angolo, chiude in avanti il Rieti, chiude in avanti la formazione di Ezio Capuano, non c'è tempo, finisce così,
tra i fischi colossali del Massimino. Catania 1, Rieti 1. Finisce così il campionato del Catania al quarto posto con